benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Il nubifragio di stamane a Catania, via Etnea trasformata in un fiume in piena, allagato l'anfiteatro romano, si apre una voragine in via Santa Sofia, scuole chiuse, diversi voli dirottati su Palermo. Il sabato bagnato del villaggio a Santa Maria Goretti, la pulizia in extremis del torrente Forcile ha evitato il peggio, ma è stato necessario un ulteriore intervento per rimuovere il tappo. A Caltanissetta ha allagato il pronto soccorso, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco. In provincia di Agrigento è esondato il fiume Salso. La gente abbandona le abitazioni, le strade di Ginostra a Stromboli invase dal fango. Il maltempo durerà almeno fino a lunedì. Il governo non ha dichiarato guerra alla magistratura dopo le tensioni sulla sentenza che blocca i trasferimenti dei migranti in Albania. Il ministro della giustizia Nordio da Palermo prova a rasserenare il clima. A Messina nuove liti tra ragazzine, sempre più spettacolo per i social. Per gli investigatori probabilmente si tratta proprio di sceneggiate organizzate per i video che poi in certi casi degenerano. Le eccellenze gastronomiche e vitivinicole siciliane ad Acireale, nel secondo weekend dei colori del gusto. Calcio, il Palermo in B cerca il rilancio, lontano dal Barbera, rosanero fra poco in campo a Modena per provare a conquistare la quarta vittoria del campionato. In Serie C, Catania pronto alla sfida di Foggia, anticipata oggi dal tecnico toscano in conferenza stampa. In campo domani anche Messina e Trapani. Ben trovati, il nubifragio di stamane, vediamo l'evoluzione della situazione a Catania con Tonino De Mana. La via Etnea Salotto Buono di Catania trasformata in un fiume in piena. Motorini e monopattini, persone trascinate dalla furia dell'acqua. Strade allagate e sventrate, scope ramazze per ripulire fango e detriti. L'ondata di maltempo annunciata dagli esperti e che aveva indotto il sindaco Trantino a chiudere scuole, parchi e giardini ha lasciato il segno. L'immagine simbolo è quella che vi proponiamo, con una signora che salva un anziano in balia dell'acqua. Ecco il provvidenziale intervento in via Etnea. Prima il motorino che scivola a valle, poi l'energica soccorritrice riesce ad afferrare il malcapitato evitando conseguenze peggiori. È stata una mattinata da tregenda con un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento che ha trasformato le strade in fiumi in piena con decine di automobilisti in panne. Allagato anche l'anfiteatro romano di Piazza Stesicoro. Pioggia che ha concesso un po' di tregua in tarda mattinata lasciando sul terreno disperazione e devastazione. Corsa contro il tempo in via Etnea per liberare le attività commerciali e di ristorazione. C'è chi invece, temendo il peggio, ha alzato barricate. A macchie di leopardo, strade sbriciolate e quindi pericolose. Qui siamo all'imbocco di via Santa Sofia, dove il secchio che vi mostriamo segnala la presenza di una voragine con bitume a pezzi sparso qua e là. Poco più avanti un tombino, uno dei tanti saltati per la furia dell'acqua. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage, cantinati e negozi. Il maltempo ha creato disagi anche all'aeroporto di Fontanarossa, con diversi voli dirottati su Palermo. Il sabato bagnato del villaggio a Santa Maria Goretti, la pulizia in extremis del torrente Forcile ha evitato il peggio, ma è stato necessario un ulteriore intervento per rimuovere il tappo. E un residente dice: è la solita storia, il problema è il ponte. Tonino De Mana ancora. Sommozzatori in azione a Mister Bianco per liberare gli automobilisti. Nel villaggio di Santa Maria Goretti, invece, mezzi meccanici all'opera per rimuovere la vegetazione trascinata a valle dalla furia dell'acqua nel torrente Forcile, ripulito in extremis dopo le allarmate segnalazioni degli abitanti ed un nostro servizio TG. Allagamento del villaggio scongiurato per la bonifica del corso d'acqua effettuata poco prima della temuta bomba d'acqua. Fino a metà settimana era questa la situazione, con canne che ostruivano il canale
canale, quasi a renderlo invisibile. Ieri, l'intervento dei mezzi comunali per liberarlo dagli arbusti. La pioggia, caduta abbondante in mattinata, ha fatto temere il peggio, lasciando i residenti con il fiato sospeso per almeno 2 ore. Poi la tregua, che ha permesso alla protezione civile e comunale di intervenire in corso d'opera per eliminare il famoso tappo, da tempo segnalato dagli esasperati residenti. Delicate le operazioni anche per la presenza di grossi tubi a ridosso del ponte, oggetto di contestazione da parte degli abitanti. Per fortuna hanno fatto la pulizia, però come dicevo io la scorsa volta, che ho detto anche in Antenna Sicilia, il problema è il ponte, come vedete, perché vengono gli arbusti, creano il tappo e non fanno passare l'acqua. Resta solo la speranza del sabato bagnato del villaggio. Anche a Caltanissetta pioggia e forti raffiche di vento, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di abitazioni, auto impantanate, rami e detriti sulle strade. L'acqua ha invaso anche il pronto soccorso. Rita Cinardi. Sono oltre 50 da questa notte gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Caltanissetta a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia con piogge e forti raffiche di vento. Oltre al capoluogo, i comuni più colpiti sono stati Gela, Sommatino e Riesi. I pompieri sono intervenuti per allagamenti di abitazioni, auto impantanata a causa del fango, rami e detriti sulle strade. Disagi anche all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove nella notte a causa del maltempo si è staccato un pluviale, causando l'allagamento delle sale operative e del pronto soccorso, che dopo l'intervento dei vigili del fuoco hanno ripreso la piena attività. Tuttora i pompieri sono impegnati in decine di interventi in tutta la provincia, in particolar modo a Gela, dove soprattutto nelle zone vicine al mare l'acqua ha raggiunto i 40 centimetri con gli automobilisti nel panico. In ausilio sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, mentre diversi pompieri hanno dovuto prolungare il turno di servizio. A Caltanissetta permane il livello di allerta arancione. Oggi il sindaco ha ordinato la chiusura di ville, parchi e riserve. A Enna, a causa della pioggia battente, è crollato un costone di roccia in via Pergusa. La strada, una delle arterie più importanti di accesso alla città, è chiusa al transito. A Pergusa, in contrada Parasporino, una famiglia è isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso all'abitazione. In provincia di Agrigento il fiume Salso è esondato in contrada Bugiades, lo vedete. Gli abitanti della zona hanno abbandonato le loro abitazioni, un'auto è stata investita dalla piena e per salvarsi un automobilista è salito sul tettuccio. Il sindaco di Licata ha invitato i cittadini a rimanere a casa. Il maltempo sta provocando danni anche nell'arcipelago delle Eolie, in particolare il piccolo borgo di Ginostra sull'isola di Stromboli è stato investito da un fiume di acqua e fango causato anche dal terreno franoso del vulcano che ha invaso le stradine e ha bloccato i residenti, una cinquantina in tutto, dentro le loro case, interrotta anche l'erogazione di energia elettrica. Andiamo avanti con le notizie. Secondo gli esperti, il maltempo in queste ore durerà almeno fino a lunedì. La situazione è in continua evoluzione. Vediamo come con Francesco Aloi. Strade trasformate in fiumi in piena, case allagate. La pioggia assente da mesi è arrivata tutta in una volta, dal nord fino alla Sicilia, che adesso è al centro del ciclone mediterraneo. Ha una circolazione depressionaria che si è isolata sul Mediterraneo centrale ed è in lenta evoluzione a causa dell'azione di blocco esercitata da un vasto campo di alta pressione presente sull'Europa orientale. Durante la notte, in poche ore, tra Agrigentino e Niseno, sono caduti più di 100 mm di acqua. Tutto, però, si sta spostando sul versante ionico di Sicilia e Calabria. Al momento sono in atto dei temporali che interessano in particolare il settore ionico della Sicilia. Oggi il tempo si manterrà estremamente incerto. Ma gli esperti lo avevano già previsto. Non a caso oggi tutta la regione è colorata di arancione. Significa preallarme. Per questo è importante limitare gli spostamenti. La situazione è in continuo divenire. Il maltempo dovrebbe durare almeno fino all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani, la fase di maltempo subirà una leggera attenuazione, ma sarà ancora presente un'area di instabilità con precipitazioni più probabili questa volta sul settore occidentale
della Sicilia, mentre nella giornata di lunedì ancora forti temporali torneranno a interessare soprattutto il settore ionico dell'isola. Nessun rischio Medicane comunque, almeno per il momento. E la siccità? Sembra una beffa, ma la pioggia, anche se è arrivata abbondante, non risolve neanche in minima parte la crisi idrica regionale. La Protezione Civile sta monitorando due dighe, quella del Fanaco nel Palermitano e l'Ancipa nell'Ennese, dove sono caduti 25 mm di pioggia, che però sono ancora insufficienti per la sete d'acqua della Sicilia. Il servizio agrometeo della regione commenta: la fase stabile non è finita, come abbiamo appena sentito, quindi attendiamo fiduciosi nuove piogge. Di siccità e crisi idrica si parlerà oggi nella prima puntata della nuova stagione del Punto, l'approfondimento giornalistico di Luca Ciliberti. Ospiti tra gli altri l'assessore regionale all'energia Di Mauro, Cateno De Luca e Davide Faraone. Appuntamento alle 14.30 in diretta su Telecolor e domani alle 14 e poi alle 22.30 su Antenna Sicilia. Le altre notizie: il governo non ha dichiarato guerra alla magistratura dopo le tensioni sulla sentenza che blocca i trasferimenti dei migranti in Albania. Il ministro della giustizia Nordio da Palermo prova a rasserenare il clima. Marco Gullà. Dalla sentenza che annulla i provvedimenti per il trasferimento dei migranti in Albania alle tensioni con la magistratura, il ministro per la giustizia Carlo Nordio, oggi a Palermo per partecipare ad un convegno alla Camera di Commercio, affronta i temi di stretta attualità. In primis la sentenza sui migranti in Albania. Non è una polemica contro la magistratura, alla quale io in un certo senso mi onoro ancora di appartenere benché sia in quiescenza, contro un tipo di sentenza che non solo noi non condividiamo, ma che riteniamo addirittura abnorme, perché non può essere la magistratura a definire uno stato più o meno sicuro. C'è una sentenza della CEDU che io ho letto attentamente, tra l'altro in francese, non dice affatto quello che almeno dai secondi giornali è riportato essere stato il motivo della sentenza di Roma. È lo Stato che deve decidere. Processo Open Arms. Nordio non è preoccupato dall'assegnazione della scorta ai PM. Io sono stato scortato varie volte nella mia vita come pubblico ministero, fa parte di una valutazione del comitato provinciale che si occupa di queste cose, quindi se così hanno deciso, così va bene. E sulle tensioni tra governo e magistratura il ministro non apre a polemiche. Da magistrato, ex magistrato, riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiari guerra alla magistratura, cosa che peraltro non è e non sarà mai. A Messina, nuove liti tra ragazzine, sempre più spettacolo per i social. Per gli investigatori probabilmente si tratta proprio di sceneggiate organizzate per i video, che però poi in certi casi degenerano. Francesco Triolo. È un fenomeno in crescita, un segnale di allarme. Quello delle risse tra giovanissimi a Messina sta diventando preoccupante, tanto che sono serrate le indagini delle forze dell'ordine per risalire alle identità dei giovani coinvolti e soprattutto ai motivi. Che sia un fenomeno sociale, un gioco o qualcos'altro è tutto da chiarire, ma il fatto che avvengano in luoghi pubblici è un aspetto che anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Prefettura, convocato all'indomani della rissa a Villa Dante, ha evidenziato, tanto da potenziare i controlli in tutta la città. Le risse tra adolescenti si stanno moltiplicando ad un ritmo preoccupante, con tanto di video sempre pubblicati sui social network, che poi fanno il giro delle chat di messaggistica soprattutto tra i giovanissimi. E sono diversi i sospetti, non solo tra gli inquirenti ma anche nell'opinione pubblica, che si tratti di sceneggiate. Gli ultimi episodi sono quelli sul tram che transita dal viale San Martino con due ragazzine fermate dagli altri passeggeri e poi sulla via La Farina a due passi da Piazza Caroli, quindi l'ultimo due sere fa, in via Primo Settembre, a pochi metri da Piazza Duomo. Schiaffi, tirate di capelli e scene di violenza che sembrano costruite appositamente per essere pubblicate sui social. I video diventano subito virali, hanno sempre lo stesso schema. Ragazzine che inizialmente parlano tranquillamente per poi passare all'azione.
e quasi mai i loro coetanei intervengono con decisione per separarle. Anzi, il fatto inquietante è che chi riprende le scene, invece di cercare di fermare le aggressioni, si limita a filmarle. Una nuova moda pericolosa è quello che stanno cercando di capire le forze dell'ordine. Assalto con escavatore la notte scorsa a due banche nel Avizzini, nel Catanese, dove sono state portate via le cassaforti per il prelievo del Bancomat nelle agenzie Unicredit e della Banca Agricola Popolare di Sicilia. Ad Agrigento, nella chiesa di San Michele, veglia di preghiera per ricordare Patrizia Russo, l'insegnante vittima di femminicidio a Solero in Piemonte. Davide Sardo. Amici di famiglia, di gioventù, conoscenti, cittadini e il sindaco Miciche hanno reso omaggio con una veglia di preghiera alla memoria dell'insegnante agrigentina Patrizia Russo, uccisa dal marito Giovanni Salamone con 7 coltellate all'alba di mercoledì scorso nella loro casa piemontese di Solero, in provincia di Alessandria. L'iniziativa si è svolta nella chiesa San Michele, nel quartiere del centro storico di Agrigento, dove è nata e cresciuta Patrizia. Presente in chiesa anche il figlio della coppia, Francesco. Patrizia per noi era un'amica d'infanzia. In questo momento siamo tutti addolorati, un quartiere in lutto per questa gravissima perdita, perché nessuno mai si sarebbe aspettato una cosa del genere. Questa coppia meravigliosa, sempre insieme, sempre carina, che poteva succedere questo dramma. Frequentavamo la stessa parrocchia. Siamo state compagne alle scuole superiori, una ragazza sempre solare, sempre divertente, pronta a dire la sua, a sorridere. Eravamo una classe meravigliosa. Non è solo un momento di ricordo, ma anche un atto di protesta contro il femminicidio, una piaga che, come ben sappiamo, ahimè, continua a colpire tante donne nel nostro paese. Durante la veglia sono stati raccolti fondi per partecipare alle spese del trasferimento della salma ad Agrigento e del funerale per il quale sarà proclamato il lutto cittadino. Il pronto soccorso di Modica nel Ragusano è in affanno. Dopo la diminuzione del numero dei medici, ridotti da 5 a 4, il turno notturno è gestito dal primario o dal medico di guardia, che sono costretti a tralasciare le rispettive incombenze. Com'è possibile, chiede il sindaco a Matuna, che un medico debba affrontare contemporaneamente due emergenze, una in pronto soccorso, l'altra in reparto? Le eccellenze gastronomiche e vitivinicole siciliane ad Acireale, nel secondo weekend dei colori del gusto. Presenti ospiti illustri come Oscar Farinetti, patron di Titali, in un dibattito che ha coinvolto anche i cavalieri del lavoro catanesi. Eva Spampinato. Abbiamo appena aperto Bologna, una cosa molto grande, con 20 spazi, 20 regioni, e la più gettonata è la Sicilia, è sempre piena. Parola di Oscar Farinetti, patron di Italy e uno dei più grandi imprenditori del settore del food in Italia, che vede la Sicilia come una terra di grandi opportunità, purtroppo ancora inespresse. Sto puntando sulla Sicilia proprio perché vorrei creare una dispensa del massimo della Sicilia da portare meglio nel mondo. Farinetti è intervenuto all'incontro organizzato dalla Kermesse I Colori del Gusto ad Acireale per parlare di Made in Italy in compagnia dei tre cavalieri del lavoro catanesi, Francesco Tornatore, Giovanni Arena, Venerando Faro. Vogliamo fare cultura, in cultura enogastronomica, quindi le eccellenze siciliane in vetrina, ma anche bisogna parlare di queste eccellenze. Lo facciamo con la provocazione anche di Oscar Farinetti, che ci giudica con la sua esperienza che viene dal nord Italia. Le potenzialità per ora non sono sfruttate. Su 818 prodotti a denominazione di origine delle eccellenze italiane ne ha 67, troppo poche sotto media. Sui turismo può fare il doppio, il triplo, quindi la Sicilia deve incominciare a sbattersi per trovare il modo di poi tradurre in pratica queste potenzialità. Dal grano al vino all'olio, le eccellenze enogastronomiche siciliane hanno una potenzialità mondiale ancora inesplorata e il valore delle piccole e medie imprese siciliane che ne veicolano la qualità è fondamentale. Un'azienda come la nostra è un'azienda che è molto attenta al territorio, tant'è che parecchi dei nostri assortimenti, la maggior parte, sono di produzioni siciliane. I Colori del Gusto proseguirà ad Acireale il prossimo weekend, 26 e 27 ottobre. Il cambio programma è dovuto al maltempo.
È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio il Palermo alle 15 in campo Modena e domani il Catania a Foggia. Rimanete con noi, vi aspettiamo. Siamo al calcio, dopo la sosta il Palermo sta per tornare in campo alle 15 rosanero al Braglia contro il Modena, la formazione di Dionisi alla ricerca della quarta vittoria in trasferta. Marco Gulà. Il Palermo ha due volti, uno in casa in cui non riesce ad essere se stesso e uno in trasferta, totalmente opposto. Fuori casa i rosanero hanno un'altra marcia. Tre vittorie consecutive sono un marchio importante e la formazione di Dionisi oggi alle 15 al Braglia contro il Modena va alla ricerca del poker. Il Palermo da trasferta ha finora adottato un atteggiamento diverso che gli ha consentito di gestire l'andamento della gara in maniera differente. I rosanero spesso si sono dimostrati più attendisti, lasciando talvolta il pallino del gioco agli avversari per poi colpirli con ripartenze repentine. È una squadra con delle qualità individuali per la categoria importanti, quindi è sicuramente una partita difficile, ma come del resto lo sarebbe stata contro chiunque, perché non c'è una partita scontata. Poi per caratteristiche loro hanno un'identità e una fisicità diversa dalla nostra, quindi si giocheranno contro due squadre che in questo momento probabilmente hanno ottenuto anche meno di quello che meritavamo, sia noi che loro, perché sono la squadra ad oggi dopo loro noi siamo le due squadre che hanno concesso meno. Modulo confermato, si va avanti con il 4-3-3. Dovrebbe cambiare in toto il tridente offensivo rispetto alla partita con la Salernitana. Di Francesco dovrebbe riprendersi il posto sulla sinistra, mentre a destra Insigne sembra in vantaggio sull'Eduaron. Brunori potrebbe andare in panchina con Eri riproposto dal primo minuto. Domani Catania a Foggia, Toscano in conferenza stampa ha indicato ai suoi la strada da seguire per proseguire il percorso che ha portato agli ultimi tre successi consecutivi. Marco Carli. A Foggia per continuare a crescere e insistere nel processo che fa già comprendere un miglioramento dietro l'altro, quello che può essere il Catania di questa stagione. Una stagione per ora evidenziata dai numeri, con i rossazzurri in alto in classifica nonostante un punto di penalizzazione e reduci da tre vittorie consecutive. Tre, come il numero di partite in cui Ezio Capuano è seduto sulla panchina dei rossoneri, per lui una vittoria, un pari e una sconfitta, ma anche in questo caso è già ammirabile la crescita dei pugliesi. Ecco perché la sfida già ostica per tradizione va presa con le pinze in una giornata che sarà caratterizzata dal lutto per la morte dei tre tifosi foggiani. Innanzitutto mi sembra doveroso rivolgere un pensiero alle vittime di questa incredibile tragedia e alle famiglie. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo, su quello che dovremo fare domani in questa partita, in questa trasferta difficile come quella di Foggia. Non ci saranno supporter etnei provenienti dalla Sicilia. Toscano, che non recupera ancora De Rose, va verso la conferma per intero quasi della squadra vista con l'Altamura, con la consueta rotazione nella batteria dei trequartisti. La cosa che mi piace di più, oltre al campo, è quello che ho avvertito anche questa settimana, è la bella atmosfera che si respira, l'alchimia che si respira, che si è creata. Foggia Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, tre ore live con collegamenti dallo Zaccheria e commenti da studio. Al termine le interviste in anteprima ai protagonisti. Domani pomeriggio impegni casalinghi per Messina e Trapani. I giallorossi ospiteranno al Franco Scoglio il Monopoli, mentre la squadra di Aronica riceverà l'audace Cerignola. Sergio Colosi. Ancora una volta Messina e Trapani, seppur con classifiche e obiettivi diversi, hanno le stesse esigenze. Vincere per dare valore ai rispettivi pareggi. 5-9 gare per i giallorossi, 4-7 incontri per i Granata. Domenica alle 15 al Provinciale arriva l'audace Cerignola, seconda forza del torneo con 18 punti, 4 in più del Trapani. Nel mezzo c'è la strana storia del tecnico Aronica, imbattuto in panchina ma a rischio esonero, perché Antonini difficilmente accetterebbe un altro mancato successo dopo il pari col Messina. Torna disponibile Benedetti, ancora assenti Zuppel e Valietti, maggiore minutaggio per Udò. Cerignola blindato con 0 gol incassati nelle ultime 4 giornate. Mentre il futuro di Aronica è in bilico, il Messina raddoppia e i Modica diventano 2. A Giacomo si è aggiunto il fratello Vincenzo, collaboratore tecnico. Avversario complicato anche per i giallorossi, che domenica alle 17:30 ricevono al Franco Scoglio il Monopoli, che fuori casa ha perso
perso solo a Catania, vincendo gli altri quattro appuntamenti a Torre del Greco, Foggia, Cava dei Tirreni e Bari contro l'Altamura. Salvo sarà convocato, in dubbio Petrucci, out Cominetti e Anselmo squalificato. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.